tutti ragazzi, io sono Rickcraft e oggi siamo qui con un nuovo video di Minecraft Ideas. Oggi siamo qui con una delle farm più importanti per una vanilla, ovvero la farm di ferro. Il ferro è uno dei materiali più importanti per la survival di Minecraft, infatti possiamo usarlo per craftare armi, per craftare golem, attrezzi, di tutto e di più. Questa farm non è molto costosa a livello di materiali, però l'unica parte difficile della realizzazione di questa farm è il trasporto dei villaggeri, dato che per questa farm serviranno 10 giorni. Allora, dobbiamo realizzare un 2x2 cavando nel pavimento. E questa è la prima cosa da fare. Ah, prendiamo dei blocchi. Io prenderò dei blocchi di ferro. Prendo i blocchi di ferro, ma voi dovete prendere qualunque altro blocco, perché io prendo i blocchi di ferro perché si vede bene la divisione, quindi voi è più facile contare i blocchi. Scegliamo un angolo e contiamo un tot di blocchi. Io allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In realtà facciamo 10, 7, 8, 9 e 10. In realtà non è importantissima l'altezza, dato che la farm di ferro si basa sul principio che 10 o più villaggeri assieme in un villaggio possono fanno spawnare dei golem. I golem non moriranno per danno da caduta, dato che non muoiono più da danno da caduta, ma moriranno tramite della lava, quindi l'altezza diciamo che è indifferente. Poi, una volta arrivati a questa altezza, spacchiamo tutti gli altri blocchi eccetto quello più in alto e dovremo fare un giro attorno alla base che abbiamo costruito a terra, ovvero attorno allo scavo. Ok, così dovrebbe andare. Sì, ok, così è perfetto. Ora dobbiamo espandere, diciamo, il nostro piccolo anello di 3 blocchi in ogni direzione. Quindi iniziamo dall'angolo in basso a sinistra e mettiamo 1, 2 e 3. Poi andiamo avanti e facciamo la stessa cosa, 1, 2 e 3. Quindi adesso abbiamo ottenuto questa situazione, una specie di hashtag, e dobbiamo andarlo a riempire. Se lo riempiamo otterremo un quadrato 10x10. Una volta finito avremo una situazione del genere. Ora dobbiamo semplicemente alzare delle pareti. Piazziamo prima un blocco ancora di lato, su un lato qualsiasi, e piazziamo poi un blocco sopra distruggendo quello tutto. Ora dobbiamo fare una specie di contorno rialzato. Una volta finito il bordo dobbiamo alzarlo ancora di 2 blocchi. Una volta alzato quindi il muro a 3 blocchi, diciamo che siamo già a buon punto nella costruzione. Ora dobbiamo prendere delle porte, qualunque tipo di porta va bene. Io prendo questa che è la porta della classe, e dobbiamo piazzarle su tutto il bordo, piazzandole però dall'interno per metterle così, altrimenti se le piazziamo dall'esterno è una cosa così e non va bene. Dobbiamo fare così. Una volta finito avremo questa situazione. Ora prendiamo i blocchi di ferro, premendo shift dobbiamo piazzare un blocco di ferro qui. Possiamo metterlo anche, mettiamolo in ogni angolo. E adesso dobbiamo ricostruire quel pannello 10x10 che abbiamo realizzato sotto, praticamente dobbiamo riportarlo sopra, identico. Una volta riportato quindi la stessa situazione che abbiamo giù su di 5 blocchi, dobbiamo riaprire. Potete anche non mettere direttamente il blocco. Ho sbagliato. Ora ci dovremmo essere. Sì. Ora, perché abbiamo messo tutte queste porte? Abbiamo messo tutte queste porte perché così i villaggeri crederanno di essere in un villaggio e quindi i golem così possono spawnare. Ora mettiamo un blocco in un angolo, mettiamo un altro più fuori, eliminiamo quello interno e dobbiamo fare ancora un bordo, questa volta alto solo di uno. Una volta realizzato il bordo, dobbiamo adesso prendere dei blocchi di vetro, bianco, colorato, qualunque tipo di vetro, e metterlo sui bordi, quindi alzare il bordo di uno con i blocchi di vetro. Una volta finito, dovremmo
occuparci del sistema di illuminazione per evitare che spawni lo mob indesiderato. Quindi prendiamo delle luminite, la nostra cara luminite che ci vede sempre, mettiamola qui, una in ogni angolo, così, ok, e mettiamola anche sopra. Ora dobbiamo mettere l'acqua. Abbiamo però un problema nel mettere l'acqua, che sarà insomma il mezzo di trasporto dei nostri amici golem. Noi ci troviamo in un bioma che è la tundra, freddo, dove l'acqua si ghiaccia. Quindi, cosa dobbiamo fare per impedire che l'acqua si ghiaccia? Io ho scelto questo bioma proprio perché è un bioma molto particolare, in cui tutte queste farm, strutture, come avete anche ben, come avete potuto vedere anche in uno degli scorsi video di Minecraft DX, quello lì della farm automatica di pane, avevano avuto dei problemi per quanto riguarda l'acqua. E come già ho spiegato in precedenza, vi basterà scavare il blocco al di sotto di dove andiamo a mettere l'acqua e piazzare un blocco luminoso che deve avere una luminosità di almeno, mi sembra, 15. La luminosità deve essere almeno 15 per impedire che l'acqua si ghiacci e quindi che il ghiaccio si scongeli. E mettiamola in ogni angolo. E possiamo ripetere adesso la stessa operazione anche sotto. Anche qui potremmo avere lo stesso problema. Quindi mettiamo anche qui delle luminite. Ora, come vedete, sul vetro inizia a formarsi, cioè si forma la neve, però il problema può essere risolto piazzando degli slab. Così dovrebbe andare. Vabbè, gli slab sono comunque carini e in base al materiale di cui farete con questa struttura, poi vedrete voi. Allora, ad esempio, io nel mondo di Minecraft Vanilla, io l'ho realizzato con dei magma block che illuminavano un po' il tutto, della luminite, legno di abete, con gli slab appunto di abete e anche blocchi vari di legno, stone bricks e robe varie. Poi dovete fare qui una colonna di vetro all'interno della quale i golem cadranno e verranno quindi usciati, e dove si andrà poi anche a raccogliere il ferro. Fate così, quindi un tubo che arriva fin giù. Ora, qui sotto possiamo anche ritappare, e in questi due blocchi dobbiamo metterci una doppia cesta, così, e poi una tramoggia, delle quattro tramogge. Prendiamo shift come sempre e una rivolta verso la cesta, una verso la cesta, dietro la tramoggia, dietro la tramoggia. Ok, ora dobbiamo andare, diciamo, nella parte finale. Qui possiamo benissimo, ma io direi di non chiudere, meglio non chiudere, meglio non chiudere. Ora prendiamo dei cartelli, quattro cartelli e un secchio di lava. Uno, basta, e avanti. Ora dobbiamo mettere un cartello qui, cartello qui, uno qui e uno qui. Poi ci basterà mettere della lava qui e diciamo che adesso il tutto dovrebbe funzionare, perché noi non moriremo perché siamo altri due blocchi, ma se ci cade un golem muore perché ha altri tre blocchi, mentre invece gli oggetti verranno raccolti qui. Ora però manca la parte essenziale, ovvero la capsula all'interno del quale ci saranno i villaggeri che permetteranno lo spawn dei golem. Prendete in considerazione il blocco di luminite, saltate due blocchi e piazzatene uno di vetro. Stessa cosa dall'altro lato, e poi facciamo una cosa di questo tipo. Poi la rendiamo spessa di due blocchi, quindi la facciamo più spessa e la chiudiamo da questo lato. Ora dobbiamo semplicemente portarci, semplicemente, 10 villici. 10, ma se ne portate di più comunque spawneranno i golem, però cioè non cambierà niente, la produzione non cambierà. Poi, se volete realizzare un'altra, potete riportare la stessa struttura qui, sfruttando
64 blocchi più in alto e il tutto funzionerà. Funzionerà, sì, il tutto dovrebbe funzionare. Ma invece di 64 fate 70, non lo so, fate un pochino di più per essere sicuri del risultato. Ora andiamo a piazzare questi villaggeri, che devono essere 10 villaggeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, ora sono 10 villaggeri. Se volete essere sicuri che questi siano al sicuro, io vi consiglio di proteggerli con degli slab che potete mettere sopra tutto. Così siete sicuri di non colpirli con una freccia che nessun mob possa mai... Insomma, se siete sicuri che questi villaggeri rimangano all'interno, non muoiono e non facciano più di sbagliato. Ora aspettiamo che spawn un golem e vediamo se effettivamente funziona. Eccola qua, eccola. Ok ragazzi, è arrivato il golem. Come vedete la far funziona, non è uno scherzo. Ora che morirà potremo andare a raccogliere il ferro e anche i fiori, quindi questa potrebbe essere paragonata, oltre che a una farm di ferro, anche ad una farm di fiori. Come vedete funziona, siamo stati un po' sfortunati perché 3 è il minimo di ingotti che un Iron Golem può dare alla sua morte. Ma credo che per questo video sia tutto, spero che vi sia piaciuto. Lascia un like, iscriviti al canale e continua a seguire la serie.